Ben ritrovati col telegiornale di Canale 81 Lazio. Vediamo le ultime notizie a partire da un tragico incidente stradale avvenuto a Gaeta, dove un 73enne ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro un albero e appunto ha perso la vita. Il sinistro, come detto, si è verificato in località Pozzo Cologno. Le cause sono ancora da accertare. L'uomo, come abbiamo appena detto, ha perso il controllo della sua vettura mentre si metteva su una strada ed è andato a sbattere contro un albero, perdendo la vita. Una 27enne di Cassino, coinvolta in un incidente sulla Casilina Sud, ha dato alla luce la bambina che portava in grembo a seguito dello stesso sinistro. Nell'incidente sono state coinvolte tre auto che si sono scontrate in un impatto non violento. La donna è stata portata all'ospedale di Cassino, dove ha effettuato un parto cesareo, e la neonata è stata trasferita in un nosocomio della capitale. Stabili le condizioni sia della mamma che della bambina. La Giunta regionale del Lazio ha stanziato 6 milioni di euro per l'agricoltura. La misura arriva a seguito della proposta dell'assessore competente Giancarlo Righini e saranno concessi questi fondi ai richiedenti dei contributi appunto a fondo perduto per favorire la sostituzione o l'ammodernamento dei frantoi oleari esistenti. Calcio, oggi torna in campo anche la Serie C con Latina e Monterosi che giocheranno le loro rispettive partite. Si tratta di due scontri diretti e la prima delle due formazioni a scendere in campo sarà il Monterosi alle 16:15 che giocherà a Sorrento. Anche i campani sono invischiati nella lotta per non retrocedere e hanno 8 punti in classifica, mentre il Monterosi 3. Il Latina giocherà alle 18:30 e lo farà sul campo della Juve Stabia capolista. I pontini hanno 18 punti in classifica e sono a meno 3 proprio della formazione stabiese. Stasera ci sarà anche la pallavolo, alle 21 giocherà Cisterna per la seconda giornata del campionato di Serie 1 maschile. La formazione di Falasca giocherà sul campo della neopromossa Catania e cercherà la prima vittoria in stagione. Affrontiamo una squadra che non vede la Serie A da molti anni e per questo mi aspetto un pubblico incandescente, ha dichiarato il centrale di Cisterna, Daniele Mazzone. Con questa notizia chiudiamo il telegiornale di Canale 81 Lazio, vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento ai prossimi notiziari.